Mamma mia, ragazzi. Un po' d'acqua. Mi devo svegliare un po'. Mi stavo addormentando, ragazzi. Mamma mia. Mamma mia, ragazzi. Altra partita. Alzo le mani. Brutto, ragazzi. Brutta, brutta, brutta. Ambo le parti, eh. Ambo le parti. Brutta sia da una parte che dall'altra. Ma io gliel'avevo preannunciato oggi ad un mio amico che saluto Angelo, mi ha detto: speriamo di vedere una partita bella, spettacolare. Io gli ho detto che quelli là, con quegli allenatori là, sarà una partita da merda. Sarà sulla falsariga di Juventus Roma. Come al solito. Ma perché io conosco, ragazzi? Io conosco pure a Conte, Wagyu, Conte l'ha mantenuto. Però Conte negli ultimi anni anche lui si è un po' affievolito, non è più come una volta. Per cui fuori casa tende sempre ad andare un po' più cauto, un po' più cauto. Comunque, ragazzi, io voglio dire che sì, noi dobbiamo, vabbè, si sa, questa è una cosa che verrà con il tempo, ragazzi, verrà con il tempo, verrà con il lavoro, con il sacrificio, mi auguro, me lo auguro. Dobbiamo imparare, ragazzi, dobbiamo imparare a velocizzare il palleggio. Perché ragazzi, se noi giochiamo e palleggiamo così, noi non facciamo del male neanche alle mosche, ragazzi. Neanche alle mosche. Perché tu il tempo che stoppi la palla, ti giri, cerchi di trovare un compagno libero e gli avversari sono già rientrati. Ecco, quindi con questa velocità, non si va da nessuna parte, ragazzi. Con questa velocità di possesso non si va da nessuna parte. Dobbiamo imparare anche a giocare al centro, ragazzi. Dobbiamo imparare anche a giocare al centro perché non è possibile che il possesso palla si smisti da destra a sinistra, da sinistra a destra, al centro, sinistra, destro, centro, destra, sinistro, c'è questo continuo girare, contragirare, contragirare. Basta che becchi un avversario che si sappia difendere, che si sappia chiudere nella propria metà campo, tu vai in difficoltà. Vai in difficoltà e noi dobbiamo imparare a giocare anche per vie centrali, cercare di chiudere le triangolazioni, cercare anche magari qualche giocata individuale, tipo come ha fatto Cambiaso sull'occasione di Coppa Miners, ragazzi, altrimenti sarà molto difficile fare del male alle difese avversarie. D'altro canto, ragazzi, l'altra faccia della medaglia è che per la quinta partita di campionato, non consecutiva perché comunque c'è stata quella di Champions, non abbiamo subito gol, quindi siamo molto solidi in difesa, siamo molto solidi in difesa, però facciamo il solletico davanti, pungiamo poco davanti, ragazzi, pungiamo poco davanti. Vlahovic è stato sostituito per scelta tecnica, ragazzi, perché in 45 minuti ha toccato 6 palloni e non si era proprio totalmente visto. È uscito Vlahovic. Non è che sia cambiata più di tanto la situazione, eh. I primi minuti, sì, Weah con la velocità sicuramente poteva mettere in difficoltà, ma quando trovi una squadra che si viene a chiudere, che si chiude, specialmente il Napoli nel secondo tempo, si è chiuso rispetto al primo. Il primo un po' più pimpante il Napoli, nel secondo tempo un po' più, diciamo che la Juventus ha avuto un po' più di possesso palla, un po' più di predominio territoriale, ma alla fine non abbiamo fatto niente, abbiamo avuto una chance. Non dico colossale, ma una grossa occasione, una grande occasione con la giocata individuale di Cambiaso che poi ha servito Coppa Miners e Coppa Miners lì con il destro ha fallito. Non è il suo piede, ok, però poteva tirare sicuramente meglio, poteva piazzarla da sua terra invece di tirare un missile sulla traversa, no? Lì il tiro che andava fatto era a giro da sua terra, avrebbe fatto gol. Però vabbè, ragazzi, con i secconi ma sappiamo benissimo che non ce ne facciamo nulla, ragazzi. Quindi, cioè, ragazzi, non vi so dire che è stato il peggiore, forse Vlahovic perché è uscito 45esimo, però alla fine tutti quanti, Yıldız sì, qualcosina, però Cambiaso pure, però ragazzi, io Cambiaso è un giocatore che io adoro, ragazzi, però certe volte veramente mi verrebbe veramente da prenderlo così, questo è Cambiaso. Mi verrebbe veramente da prenderlo e non mi devi dare molto, cioè io direi all'inizio del secondo tempo, ragazzi, Politano
fa uno spunto in velocità sulla fascia, lo salta netto, non va, cioè non lo rincorre, va a piccolo trotto, cioè si è dovuto, diciamo, tra virgolette, Bremer abbassare un po' di più per non rischiare di essere saltato. Poi Politano si accentra e tiro, diciamo, tira a giro, fortunatamente la palla non è andata da onda alta sulla traversa, cioè cambiato lì, si è fatto saltare, non è andato, no, a piccolo trotto. Devi andare a chiudere, perché se è una cosa del genere da capo del Real Madrid, sempre se ci qualifichiamo, qui non ti perdona, perché là non di Politano contro, là di Vinicius, di Mbappé, di Rodrigo, di Bellingham, e quando tu ti fai saltare secco e poi non vai a recuperare, non vai a chiudere, e tu vai a piccolo trotto, non va bene. Vabbè ragazzi, su questa partita io che cosa vi devo dire? È stata una noia mortale, ambo le parti, cioè non c'è tanto da parlare. L'unica cosa, ripeto, sulla quale io mi voglio focalizzare: dobbiamo aumentare la velocità di trasmissione della palla, bisogna farla molto meglio, soprattutto tecnicamente ragazzi, perché anche Yildiz ha sbagliato c'era un bel po' di spazio, ha sbagliato lo stop e ha dato la possibilità agli avversari di recuperare. Anche il primo stop, il primo controllo orientato, ragazzi, no? Tante cose, tanti piccoli dettagli che fanno la differenza. Ma dobbiamo aumentare la velocità nella trasmissione di palla e soprattutto dobbiamo cominciare a giocare anche per vie centrali. Non possiamo basarci soltanto sulle fasce, perché se tu ti basi soltanto sulle fasce e becchi una squadra che si chiude a riccio, come la scardini la difesa? Come l'asca non la puoi scardinare, ragazzi. Almeno che non cominci a giocare con i cross, non hai un attaccante di 2 metri alla Peter Crouch in area di rigore, è un altro discorso. Ma noi quel tipo di centravanti non ce l'abbiamo, purtroppo, e quindi bisogna cominciare a giocare anche per le vie centrali. Caro Thiago Motta, però una partita, almeno Douglas Luiz, Thuram e Cop Miners tutti e tre insieme, me la fai vedere cortesemente. Perché io capisco che magari quello non ha la condizione che c'ha Locatelli, o non ha la condizione che c'ha McKennie. Però ripeto, abbiamo speso un bel po' di soldini, i putimo metti in due campi, li possiamo far giocare titolare, se no l'affiatamento, l'amalgama, la chimica, come riusciranno ad acquisirla con il passare del tempo se non giocano assieme. Mo gioca uno, mo gioca l'altro, mo quello che addirittura stasera non è entrato proprio per niente Douglas Luiz. Thuram che entra gli ultimi 10 minuti, cioè facimeli un gabunit sti tre che hanno cattere, facimeli un gabunit, sennò che mamma piglia da fa. E ultima cosa ragazzi, poi chiudo il video, quella veramente, io veramente ragazzi, è meglio che arbitrano i robot, ragazzi, fate arbitrare i robot che è meglio. Ma come si fa a non vedere quel retropassaggio di Oliveira a Caprile, al portiere? Come si fa, ragazzi? Lì era punizione a due in aria. Sì, molto probabilmente non segnavamo, perché poi il Napoli metteva pure i tifosi sulla linea della porta, però cazzo, una punizione a due in aria da 3 metri di distanza. Io ho comunque una grossa chance. Addirittura alla fine della fiera è stato ammonito Thiago Motta per protesta. Questo è diventato il calcio italiano, ragazzi. Detto questo, fatemi sapere la vostra nei commenti. Io vi saluto, ragazzi. Abbiamo la pareggite, ma ci dobbiamo sbloccare prima o poi. Io vi saluto, vi auguro un buon proseguimento di serata a tutti. Like al video, iscrizione al canale e sempre forza Juve.